Buonasera a tutti, ho due appunti, poi vi spiego perché. Abbiamo parlato di innovazione e sicuramente questo è il tema per quel che riguarda il prodotto. Però mi piace pensare, soprattutto nel nostro caso, all'innovazione che si sposa con la tradizione. Non è solamente uno slogan, perché credo che nessuno sappia, ed è assolutamente giustificato, che Italcementi ha partecipato alla prima esposizione universale nel 1867, 3 anni dopo la sua fondazione. E non solo ha partecipato all'esposizione universale di Parigi, non quella della Tour Eiffel, una precedente, ma ha anche vinto la medaglia d'argento per l'innovazione con il, e qui gli appunti mi aiutano, le pietre naturali e cemento primitivo. Si è persa traccia di questi prodotti e francamente non so che cosa siano, anche perché non c'ero, come non sono stato presente nelle successive occasioni in cui Italcementi ha avuto occasione di incrociarsi con l'Expo. C'ero però nel 2010, quando più o meno si è posta una tematica abbastanza simile, anche se meno complicata effettivamente, di quella che ha riguardato l'Expo 2015 per il Palazzo Shanghai, dei colleghi, dei nostri amici Michele e Susanna, ci hanno chiesto: avremo bisogno di un cemento attraverso il quale potesse passare la luce. E anche in quel caso Italcementi ha trovato una soluzione attraverso la quale poi è stato possibile realizzare le facciate del Palazzo Italia a Shanghai, e quel palazzo è ancora lì, è ancora bello, è uno dei pochi che sono rimasti e non era previsto che rimanesse, ma il governo cinese ha deciso di tenerlo. Con Palazzo Italia è successo un po' la stessa cosa. Quando noi abbiamo visto il progetto per la prima volta e abbiamo avuto modo di confrontarci con i progettisti, da un lato abbiamo venduto il fatto che si poteva fare, assolutamente. Dall'altra volevamo farlo e volevamo accettare questa sfida e vincerla. Dall'altro lato però non avevamo il prodotto e la soluzione adatta per soddisfare quelle che erano le esigenze dei progettisti, senza snaturare quello che appariva come un progetto molto complesso dal punto di vista proprio della sua realizzazione, e allo stesso tempo con delle esigenze particolari. Quello che sapevamo era che era piaciuta l'esperienza tattile che c'era stata nei nostri laboratori toccando alcuni campioni di alcuni studi che erano stati fatti, ma in scala molto ridotta, dei pezzi piccoli, e quindi non sicuramente con delle formulazioni adatte a realizzare dei manufatti di questo genere. E quindi, da questo punto di vista, abbiamo accettato questa sfida e ci siamo messi a lavorare per questo materiale che non c'era. L'unica, la cosa importante per vincere le sfide è quella di lavorare insieme. E qui la cosa fondamentale credo sia stato il lavoro di squadra che si è realizzato tra i progettisti, i realizzatori dei manufatti e il produttore del materiale. Attraverso una situazione win-win in cui c'è stata da parte di tutti la continua ricerca di fare sempre qualcosa di più e fare sempre qualcosa di meglio per cercare di arrivare a quello che era il risultato ottenuto. E credo che il risultato che sia arrivato, che è bello sicuramente, sicuramente molto impressive, però sicuramente non ha sminuito quello che è il valore del progetto, e ho l'ambizione di dire anche quelle che erano i desideri dei progettisti nel vedere realizzato quello che era stato un loro pensiero e un loro desiderio. Se parliamo del prodotto, noi abbiamo detto che è un prodotto innovativo. Non è innovativo semplicemente o solamente perché questo prodotto non c'era. È innovativo perché è stato anche l'approccio che noi abbiamo avuto nel costruire questo prodotto. Ho già parlato del fatto che è stata una continua messa a punto. In realtà io parlo di un prodotto, ma sono state messe a punto 50 prodotti diversi per arrivare al risultato, e sono state fatte più di 200 formulazioni di tipo diverso per riuscire a tarare tutte quelle che erano le esigenze che man mano venivano fuori, per soddisfare a quelle che erano sostanzialmente delle richieste estetiche. Il fatto di avere la superficie come hanno questi pannelli, senza nessun tipo di trattamento post-produzione, ma così come vengono fuori dallo stampo, non è banale dal punto di vista tecnico, perché semplicemente significa riuscire a ottenere livelli di rugosità in forma naturale che normalmente non si possono ottenere con materiali cementizi. E quindi questo è un campo in cui peraltro ci sono dei brevetti che sono stati depositati, a conferma di quello che dicevamo prima.
Per fare questo bisogna concepire il prodotto in maniera diversa, non partire da quelle che sono le esigenze di resistenza o le esigenze funzionali di quello che è il prodotto, ma partendo dalle esigenze estetiche bisogna introdurre degli elementi e studiare degli elementi che devono innanzitutto dare un certo tipo di resa estetica e poi a cascata, in funzione di quelli, sistemare le altre necessità. La principale è quella di rendere poi realizzabili i manufatti, quindi andare incontro a quelle che sono le esigenze di poter costruire dei pannelli di queste dimensioni, di questa complessità, con una superficie non solo liscia ma senza bolle d'aria e con tutte quelle che sono le articolazioni della geometria che venivano richieste dal progetto, e quindi dare al prodotto quella che genericamente viene chiamata fluidità, ma in realtà è la somma di una serie di caratteristiche che riguardano il fatto che il prodotto si può pompare, si può pompare a bassa pressione, può arrivare a notevole altezza, non sviluppa pressioni sui casseri, quindi si possono usare casseri molto alti, è adatto per essere utilizzato in casseri verticali e quindi permette una logistica che poi è quella che ha consentito a Steelcomp di gestire 800 pannelli in un tempo molto limitato in termini di produzione, quindi aumentando anche quella che è la produttività. E quindi a cascata tutte quelle che sono una serie di esigenze che sono strettamente legate alla possibilità di realizzare il manufatto con un prodotto che dia questo tipo di estetica. Ma l'estetica ha anche una conseguenza o delle conseguenze di tipo funzionale. Io vi ho parlato di una superficie molto liscia e quindi molto compatta, e quindi questo prodotto è naturalmente poco permeabile, quasi impermeabile, ed è naturalmente un prodotto estremamente durabile, che ha una notevolissima resistenza e non a caso è stato sottoposto a prove di gelo e disgelo che non sono quelle tradizionali ma sono quelle delle norme scandinave, quindi sono quelle più sfidanti, direi, che esistono nel nostro settore e che normalmente non vengono mai applicate se non per casi estremamente particolari o situazioni estremamente congenite. Cosa è servito per fare tutto questo? È servito uno sforzo in termini di ricerca e sviluppo che prima è stato quantificato, sono circa 12.500-13.000 ore di ricercatori, 15 persone diverse sono state coinvolte, anche qui in un lavoro di squadra e multifunzionale, perché al di là degli esperti in formulazione è stato necessario coinvolgere esperti in reologia, che è il comportamento del materiale durante la fase fluida, prima di diventare solido, ma anche è stato necessario fare studi di fluidodinamica, oltre a studi di tipo meccanico tradizionale di durabilità, come dicevo prima, e anche studi calorimetrici. E ancora una volta questo si sposa con le esigenze della produzione e l'innovazione anche nelle tecnologie di processo, perché gli studi calorimetrici e poi le correzioni che si adottano sono quelle che permettono di determinare le temperature e quindi il materiale degli stampi e quindi quello che è necessario in termini di finitura del prodotto. Queste sono quindi tutte le complessità che noi abbiamo dovuto affrontare. La soddisfazione è quella, per una volta, qualche volta succede, non spessissimo, è di vedere, chiedo scusa, il cemento davanti al vetro e non il cemento dietro al vetro, come spesso, anzi naturalmente, accade. Noi crediamo con questo prodotto, che adesso credo sarà lanciato sul mercato nel giro di un paio di mesi, di avere un qualche cosa che permetta agli architetti di ampliare i loro confini e ai produttori di materiali per l'edilizia estetica, sofisticata, per un'architettura più bella e più difficile, di aver dato uno strumento in più migliorativo in termini anche di tecnologia di performance. Vi ho parlato sostanzialmente di concetti di sfida, del concetto del lavoro di gruppo. Alla fine quello che provo, avendo partecipato a questo progetto, è comunque l'emozione di aver lavorato con persone eccellenti, di aver fatto una cosa che credo sia eccellente, aver contribuito a fare una cosa che è eccellente dal punto di vista dei risultati. E questo insomma è un po' la sintesi di quello che è il rapporto tra il prodotto e la realizzazione di Palazzo Italia.